Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno e buona domenica a tutti, prima domenica di agosto. Ieri abbiamo parlato di rifiuti e nell'ultima parte anche abbinando alla questione rifiuti la questione manutenzione del verde. Sono i due temi che ci sediamo. 20 minuti dopo l'insediamento della nuova amministrazione ci alziamo. Quando abbiamo non risolto il problema perché la bacchetta magica non la teniamo, ma quando abbiamo un'idea precisa e un cronoprogramma di interventi per risolvere i problemi. Vedrete che ci riusciremo. Oggi, visto che è la prima domenica di agosto, ci vogliamo affacciare alla finestra e guardiamo un po' la situazione ai fini elettorali, proprio 10 minuti, una cosa leggera leggera. Innanzitutto la data, io sto registrando giovedì, voi mi ascolterete da domenica in poi, non ci sono ancora le date ufficiali e c'è una evidente difficoltà. Quando voi fate un governo con gente che la pensa in maniera opposta su tutto, e che sul piano anche umano si odia, ebbè ogni problema diventa una tragedia. Pensate, per fissare la data delle elezioni, che è successo? Uno scontro fra la Lega che voleva andare più in là possibile, il PD che voleva anticipare il più possibile, ciascuno per argomentazioni francamente futili. Pare che si sia andati a un compromesso. Ripeto, io parlo giovedì, può darsi che fino a quando mi ascolterete questa mia previsione possa essere confermata, possa essere smentita, ma si dovrebbe votare il 3 di ottobre. Perché dico il 3 di ottobre? Solita storia. Se non vanno d'accordo, uno dice bianco, l'altro dice nero, si incontreranno, faranno un compromesso sul grigio. Salvini vuole dal 10 in poi, il PD voleva votare alla fine di settembre, ormai fine settembre è saltata, io prevedo il 3 di ottobre. A questa data, oggi, ripeto, sto registrando giovedì 29 luglio, affacciandomi al balcone, guardo a destra e vedo un'enorme confusione. Pensate come questo, non solo un partito, ma tutto il raggruppamento presuntivamente di centrodestra sia in difficoltà. Sono stati 6 anni, non potevano, decidere la strategia, stanno ancora in mezzo a una strada. Io vi invito a leggere tutto di seguito, tutte le notizie che i giornalettai di Cerignola, qui qua. Scrivono ogni giorno c'è una notizia sicura. Questa è la stampa di Cerignola, non fanno una verifica, non accertano quello che scrivono. La prima cazzata che sentono la pubblicano e poi il giorno dopo la ritrattano. Casarella è candidato, Giannatembo è il candidato, De Cosmo è il candidato, Grillo è il candidato. Ogni giorno danno una notizia diversa. A me mi interessa poco. Ma vi faccio questa osservazione, cioè questa gente ha avuto 6 anni di tempo per preparare una campagna elettorale, una candidatura unitaria, forte, rappresentativa, centrodestra, e stanno ancora così. Se come io prevedo si vota il 3 ottobre, mancano 60 giorni e stanno ancora senza candidato. Non solo, ma la cosa grave. Io leggo
e dico, ma forse me lo sto sognando. Cioè, c'è una persona che non voglio nominare perché non gli voglio fare pubblicità. C'è una persona che detta legge nel centrodestra e dà gli insegnamenti, voi così, voi colà, io insegno, stabilisco, dico, deduco. Ma è la stessa persona che 6 mesi fa stava candidato con Emiliano. Beh, ve lo faccio il nome, una volta solo nomino, di Lernia, che io chiamo Bang Bang. 6 mesi fa stava candidato con Emiliano contro il centrodestra e contro Fitto. Adesso diciamo che conta lui nella decisione del candidato, non conta un cazzo, ma dico, parla il centrodestra. Tu 6 mesi fa hai fatto, stava uno ai tempi miei, Gino Borraccini, io lo chiamavo Tergi Cristallo, che passava da destra a sinistra, da destra a sinistra, adesso è romano. Cristallo no, perché non arriva come dimensioni, ma insomma vogliamo dire coda di cane, coda che va davanti, da una parte all'altra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Teniamo pure a quest'altro, avanti. Dice, ma forse già da tempo, muore dalla voglia e volontà di candidarsi. È sempre stato così. Lui dice sempre, non mi voglio candidare. C'è una scuzzeca, era tutto quanto, poi devono andare da lui a dire, senti, candidati tu, perché noi non siamo capaci di trovare un altro candidato. Sempre è stato così. E così anche questa volta. Solo che questa volta loro si fidavano di Bonito. Poi vi parlerò di Bonito. Speravano che Bonito mi facesse fuori. La tecnica era questa: Bonito uccide Ammetta, poi arriviamo noi, Bonito lo mandiamo alla casa e diventiamo un'altra volta amministrazione. Questo era il piano, detto in parole povere. Solo che non ci sono riusciti, perché Bonito non ci poteva mai riuscire. Voglio dire, io tengo gli amici, sì, li tieni gli amici, ma a livello di quelli che corrono la maratona, che stanno insieme ai giudici che mi hanno dichiarato incandidabile, stanno proprio vicini, 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 come dicono a Striscia la Notizia, stanno vicini, vicini, vicini e fanno un poco i fatterelli loro, ma noi teniamo tempo, andiamo fino a Bruxelles, Helsinki, poi abbiamo strada. Dicevo, nel tempo si vuole candidare, ma non vuole perdere contro me, ha fatto il sindaco 10 anni, e poi sa che io farei la campagna elettorale facendo 10 anni, ce ne abbiamo 4 anni di meta, facci tu paragone. E quindi vuole, desidera, sogna la notte, sogna, e poi a timore si ritrae. Casarelli è diventato un caso umano, cioè potesse che sto guagnò. Sta più vicino ai 50 che ai 40, più o meno. Sguagnano, pezzi che me ne fisto, appiccio la luce, chiudo la saracenesca e ganzo la saracenesca. Ogni volta che c'è da candidare qualcuno, e questa volta sicuro si candida Gianvito, risultato, non lo vuole nessuno, che non è manco una cosa giusta, che io ti ripeto, Casare, sin da zio Fre, tu, un futuro lo puoi tenere, su, se vieni da me e mi chiedi di mettere. No, sto scherzando, state a te che sei in buona compagnia. Antonio Grillo, per 7 anni non l'ho sentito nominare, se non per la storia del palazzo in mezzo al corso, che io ogni tanto lo sollecitavo, che non si finiva mai sto palazzo, stava giusto un marciapiede. Mai sentito, mai visto. Un altro papabile, possibile candidato, De Cosmo. A Cernusi ci sono ubriacati come un fiorino. Probabilità di riuscita, zero. Ma io ho qualche dubbio anche sul, come dire, il realismo di De Cosmo. Cioè, De Cosmo si rende conto, si guarda attorno. Cioè, nella campagna elettorale
fatta dai suoi accoliti, che poi, insomma, voglio dire, veramente armata Brancaleone, dove andate a trovarli? La cosa più intelligente, l'ha detta uno, ho detto, parleremo oggi di un tema che in campagna elettorale a Cerignolo nessuno ha trattato. Ma chissà che sarà. La morte di Raffaella Carrà. Eterno riposo, non a loro, signore, ma che vaglia a parlare? Che c'entra la morte di Raffaella Carrà, che Cerignolo, un festival di Sanremo? Oh Gesù mio, diventeremo la barzelletta di tutta l'Italia, già teniamo qui, poi teniamo qui dopo, e poi purghese, Raffaella Carrà, Sanremo. E poi io dovrò fare delle trasmissioni, con le facce di questi signori, vi prometto, e sotto metto il numero di voti che prendono, che sarà uno spazio molto piccolo, perché non vanno assolutamente, forse nemmeno in doppia cifra. Quindi a destra, questo è il panorama, scusate, ho fatto qualche battuta, non sono, è solo una valutazione per darvi il messaggio, cioè sono impreparati, sono tutt'altro che uniti, e questi dovrebbero amministrare la città. A sinistra ci hanno semplificato il compito, perché si sono spaccati di netto, e noto che c'è una fortissima polemica fra di loro e non con noi, anche perché penso che sappiano tutti come andrà a finire. Vedete, vi voglio far vedere. Bonito sognava una campagna elettorale, così, vedete, questo volantino a me mi ha dato molta soddisfazione, non perché dice Carlo D'Ercole, commetta sindaco, elezione amministrativa, ma perché è la prova di un rapporto umano, d'accordo? Di un afflato, di un concordia, di un'armonia fra una vecchia generazione, la mia, e una nuova generazione, che oggi mi darà una mano a farmi rieleggere, ma domani sarà proiettata. Carlo con Leonardo Papalella, con Pasquale Morra, con tutti, con Anna Maria Minini, con tutti quelli che saranno con noi in questa campagna elettorale, si preparano. Bonito sognava una cosa di questo genere, ma non ha funzionato. Ed anche a sinistra, voglio dire, è molto tragico il panorama. Si uccidono tra di loro. Ma siete sicuri che è quello che vogliono i cittadini? Bonito ha parlato di rifiuti, dato che non ne capisce niente. Ha detto una serie di cazzate. Gigi Pizzo proprio ha rimproverato, e sono arrivati a chi sei tu e a chi sono io, tale e quale. Ma anche qui, voglio dire, gente che ha fatto decine di elezioni insieme, compagno Gigi, compagni, amici, parenti, e poi litigano, non hanno una alternativa. Lo notate anche dal fatto politicamente estremo, un nuovo PD per una nuova idea di città. Quando uno dice nuova idea di città, significa non so che cosa deve dire, garantisco io per esperienza, frase vuota. E chi è il rappresentante del nuovo PD per una nuova idea di città? Bonita ha fatto il parlamentare per 15 anni, un'idea di città non ce l'ha mai avuta, ci ha sempre schifato. A noi dice Vignò, ci ha sempre schifato. Ha chiesto i voti, prendeva i voti e spariva. E l'unico che si accorgeva che stava facendo il parlamentare era il suo direttore di banca, perché arrivavano i soldi, stipendio. Il resto non se ne è accorto nessuno. A fronte di questa scelta veramente tragica del PD, io capisco che Tommaso Sgarro non sia stato d'accordo, ma non capisco l'iniziativa. Tommaso Sgarro si illude, secondo me si illude. Spacca la sinistra, non serve a niente, probabilmente
con i suoi voti non, è, non ne eleggerà più che un consigliere, forse nemmeno quello. Io non, non vedo una grande battaglia a sinistra, cioè battaglia nel senso che si sì, cercano di, si spartono il mantello di San Martino, ma non c'è grande coesione. Perse Tommaso Sgarro con tutta la sinistra unita contro di me, ha perso nettamente. Figuratevi adesso che sono divisi. Quindi, signori, noi siamo molto, molto fiduciosi, siamo ottimisti, pensiamo che questo revival di personaggi bolliti, bolliti nella generale sfiducia, cioè, ma qualcuno si ricorda che ha fatto Gerardo Valentin come assessore al Comune di Cerignola? Qualcuno si ricorda Michele Romano, scusate, Pokémon, che ha fatto quando era assessore in comune? Qualcuno si ricorda che ha fatto Bonito da parlamentare? Qualcuno si ricorda che ha fatto Gianatempo? Gianatempo ha fatto il sindaco 10 anni. 10 anni! 10 anni! Ho fatto più io in 10 mesi che lui in 10 anni. Ma non di più appena. Nettamente. Volete che io sia preoccupato? Niente. 3, primo turno, e 15 sarà il 17, il ballottaggio. Sinceramente non vedo chi possa battermi in un ballottaggio. Un altro paio di cose ve le devo dire, vi faccio ridere. Bonito mortificatissimo, perché siccome Gianatempo mi ha promesso che non si candida, poi ha visto che Gianatempo sta facendo il pazzo per candidarsi. Bonito, è vero che non hai capito un cazzo di niente. Cioè tu credi ancora a quello che gli dice Antonio Gianatempo? Stai proprio arretrato. Un'altra cosa simpatica. Il segretario per provinciale Fratelli d'Italia dice: ehi, senza che discutete, il candidato è Casarello. Sanna Mupet, Git e Casarello. Poi c'è Specchio. Specchietto si è dichiarato: ma noi vogliamo, ho chiamato splendido, ho detto, il nostro candidato è De Cosmo, quello che pensi tu? Ah no, non ce ne frega esattamente niente, tu non conti un cazzo di niente. Se leggo un'altra cosa a sostegno di un candidato che non è De Cosmo, ti caccio. Vi ricorderete che De Cosmo ci ha fatto votare splendido, gli ha fatto prendere qualche centinaia di voti a Cerignola alle scorse regionali, quindi Splendido si sta sdebitando. Questa è la situazione, signore. Io conto sul vostro voto d'amore e di riconoscimento di quello che ho fatto. Devo anche aggiungere realisticamente che guardandomi attorno, sinistra spaccata a metà, destra sfrandumata in mille rivoli, e vedrete che poi alla fine andranno ognuno per conto suo, eccetera, salvo che alla fine non prevalga l'opinione di Zoraida La Salvia. E qua ci va la solita vecchia mia battuta, ma chi cazzo è? Sono comparse persone che non sono conosciute a nessuno, non contano niente, che alla prova dei fatti prenderanno 20, 30, 40 voti, non di più, e che ovviamente se non hanno saputo costruire una candidatura, figuratevi se possono costruire un'amministrazione che affronti i problemi che voi conoscete. Vi chiedo scusa se oggi, approfittando della prima domenica d'agosto, fa caldo, state quasi tutti al mare, quindi l'argomento è un po' più leggero, abbiamo parlato un po' di questo panorama che vi giuro ci interessa poco, perché noi siamo convinti che il 16 ottobre, il mio compleanno, il 17 festeggeremo la mia rielezione a sindaco di Cerignola, e poi
e poi ventre a terra a lavorare, perché Cerignola ha bisogno di tanto. Occhio vivo, state voi. Ma il cielo